ricordate qualche tempo fa in televisione su Canale 5 c'era una voce fuori campo che diceva così: dal teatro Parioli in Roma, il Maurizio Costanzo Show. Questa sera, a parte le battute, vi presento tre personaggi, uno più straordinario dell'altro. Sono tutte e tre importanti, ognuno nel proprio settore. Sono personaggi veramente grossi, grandi, che hanno fatto grande la nostra Sicilia scrivendo del nostro vino, parlando del nostro vino, dando forza all'immagine nel mondo della nostra vite e vino. Signori, ho il piacere intanto di avere qui sul palco un personaggio che è conosciuto ormai, credo, in tutto il mondo, ed è un personaggio eclettico, straordinario, una fornace di idee. Nicola Fiasconaro, un grande papà, tre grandi fratelli, e anche le sorelle includo tra i fratelli in senso lato, che hanno portato avanti, continuano a portare avanti il buon nome della Fiasconaro in the world, nel mondo, ma soprattutto il buon nome di Castelbuono nel mondo. Nicola Fiasconaro, eccolo qua. Prego, maestro. Ciao Nicola, benvenuto al Costanzo Show. Allora, prendi pure posto lì e comincio con te con una domanda stringatissima, risposta poi l'approfondiremo nell'arco dei 10 minuti che abbiamo a disposizione. Tu sei un grande amatore di vino, sei uno che il vino veramente lo ama, lo vorrebbe sposare anche al posto, insomma, lo bevi anche. Tu ti sei inventato un panettone a base di vino, cos'è successo? Beh, il panettone a base di vino, andiamo subito in dolcezza, quindi il vino si sposa ovviamente, soprattutto quelli dolci, con la pasticceria. Iniziai insomma 25 anni fa a farlo il panettone e cominciai a inebriarlo, la sultanina, gli aranci, con i nostri vini siciliani, quindi la Malvasia delle Libere, oppure il mitico Marsala Superiore, il Zibibbo, ecco, con questi profumi della nostra isola, della nostra terra nel campo del vino, il panettone ha avuto un successo planetario. Questo quindi è un riconoscimento anche mio personale al mondo del vino. L'altro giorno si era a Marsala a festeggiare il mito dei vini siciliani, appunto il Marsala, e quindi mi sento un po' parte integrante a un progetto. E poi cosa dire, fino a un 20 anni fa c'era un monopolio in Sicilia del mondo del vino, no? Pochissime aziende, non diciamo il nome oggi, se ci sono decine, 30, 40, anche 50 aziende siciliane che fanno del vino di eccellenza, penso che davvero da questo punto di vista l'agricoltura in Sicilia ha fatto delle cose importanti. Siamo carenti in altre cose, ma sul vino davvero c'è un grande fervore, ed è bello andare a Bordeaux in Francia, è bello andare negli Stati Uniti e vedere tante cantine siciliane nei più bei ristoranti del mondo. Ti cedo questo microfono. Allora, lui è Nicola Fiasconaro, torneremo sull'argomento naturalmente, ma c'è un altro personaggio che è grande dal punto di vista fisico, ma è grandissimo dal punto di vista intellettivo. Lui è una penna straordinaria, è un conoscitore, come dire, a tatto, a vista dei vini, è uno scrittore eccezionale, eccellente, ha scritto dei libri meravigliosi, ma è anche un grande giornalista del mondo dell'enogastronomia. Ladies and gentlemen, Nino Panicola. Benvenuto a chi? Ciao Nino, prego, siediti come vuoi. Vogliamo portare per cortesia un microfono al dottor Panicola, lo microfoniamo, grazie. No, abbiamo i microfoni per tutti e tre gli ospiti, grazie. È pronto, si può entrare in scena, non ti preoccupare. Allora Nino, tu sei uno scrittore, sei un giornalista, sei di Marsala, mi pare, sei nato in Marsala, dice lunga questo nome, no? Nel mondo di Marsala si conosce. A te com'è nato il desiderio, la voglia di scrivere proprio guarda caso sul vino, sull'enogastronomia? La prima voglia, dove direi che per me è una storia di famiglia, perché mio padre aveva uno stabilimento di vini molti anni fa e quindi da allora è nata la conoscenza. Scusate, si sente bene il dottor Panicola? Si sente bene, sì. E da lì è nata, diciamo, la conoscenza del vino. Mio padre ebbe questo stabilimento di vini nel grande periodo in cui si cominciò ad esportare il vino verso la Francia e aveva un socio francese. Questo socio francese mi consentì, durante qualche viaggio che ho fatto con mio padre, allora ero giovane, di cominciare ad assaggiare nei ristoranti francesi vini che certamente per noi erano vini mitici, no? Ho cominciato a degustare Bordeaux e altri vini rossi eccezionali, eccetera. Tutto questo mi ha alimentato dentro la voglia, anzitutto
e pensando perché noi, grande isola del vino, non riusciamo a produrre questi vini così straordinari, eccezionali. E poi niente, piano piano la curiosità e l'opportunità di essere per 4-5 anni capo ufficio stampa all'Istituto Regionale del Vino mi ha consentito di entrare in contatto con moltissimi produttori di vino e da loro ho capito quante difficoltà, quante problematiche c'erano per avviare questo grande percorso qualitativo che vedeva la Francia davanti a noi di molti secoli. Ecco, da lì in poi, insomma, diciamo che ho cominciato a scrivere articoli, ho cominciato a scrivere libri, due libri importanti di 800-1000 pagine l'uno, che poi sono diventati testi, diciamo, di consultazione per i ragazzi dall'università, eccetera. E poi niente, poi la mia carriera accademico, quello sì. E poi di piano piano niente, delle piccole soddisfazioni di personali, insomma, anche grazie sempre all'Istituto Davide del Vino. Nel 2009 mi hanno nominato giornalista dell'anno, da lì insomma praticamente la mia una grande escalation, un grande escalation, lavoro naturalmente per devo dire che il mio grande desiderio è sempre stato quello di vedere il vino siciliano assurgere a quei livelli e a quelle postazioni che sicuramente meritava. Questo percorso è stato difficile, è stato lunghissimo, è stato complicato, è stato complesso, è stato anche tribolato dal fatto che nell'isola c'erano moltissime cantine sociali che producevano quantità e non facevano la qualità. E poi piano piano nasce l'IGD Sicilia, avviene una metamorfosi, arrivano nuovi piccoli produttori di vino, ecco, arrivare alla qualità. E poi devo dire, insomma, qui abbiamo la fortuna di avere questa sera una persona importante, un personaggio importante. Che vi dirà gli ultimi passaggi che ci hanno portato alla ormai imminente DOC Sicilia. Ecco, cioè, poi ne parliamo tra poco. Ne parliamo tra poco. Abbiamo i tempi strettissimi, certo, Nino. Certo. Ci siamo dilungati perché stiamo parlando di un personaggio quale tu sei, come Nicola. E insomma, quando si incontrano personaggi come voi, ci si affascina nel sentirvi raccontare. Quasi quasi ci fate gustare. Avrei tanti aneddoti da raccontare. Le bollicine. Vi chiedo scusa per le spalle, ma devo presentare, ragazzi, il personaggio clou della serata, il personaggio non più importante rispetto agli altri, ma grazie a lui tante cose nel mondo dell'enogastronomia, dell'enologia sono cambiati. Diceva prima giustamente Nino Panicola, tempo fa la Sicilia produceva quantitativi enormi di vino ma qualitativamente pochi. La Francia ci batteva, era ai primi posti, noi arrancavamo, ma come per incanto un personaggio siciliano come noi viene messo a capo dell'Istituto Vite e Vino. Beh, lui fa una trasformazione straordinaria, portando nel tempo le nostre cantine, le nostre etichette ai primissimi posti nel mondo. Signori, è un vero piacere ed un onore per il Paese di Vino, per voi castelvonesi, per noi che organizziamo questa manifestazione, di avere qui con noi il dottor Dario Cartabellotta, presidente dell'Istituto Vite e Vino. Dario Cartabellotta ha lavorato tantissimo in maniera alacre, è anche direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura alla Regione della Sicilia, eccolo qua, la Regione Siciliana. Dottor Cartabellotta, ben arrivato, buonasera, prego si accomodi, vogliamo microfonare anche il